Mantieni la sinistra al bivio. Benvenuti a bordo, viaggiatori. Continua per 800 metri. Sì, grazie, ci arrivo all'autostrada. Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly, sono al nord Italia e sto andando da Ale. Benvenuti su Diario di Viaggio on the road. Mancano 2 chilometri, non capisco dove sto andando, ma mi fido di Google. Proprietà privata, interessante. Sono uscito dal paese, praticamente. Allora, torno indietro e mi metto al parcheggio all'ingresso del paese. Va bene. Sì, sento il ponte radio della Protezione Civile. Di Siracusa. È in corso un'allerta meteo a Siracusa e sono esondati alcuni fiumi, c'è parecchia confusione, XDXRFZ. Tagli una selettiva, figliolo. Nostro, sulla Maremonti sono arrivati rinforzi, polizia municipale e ditta per la chiusura della strada, nel frattempo l'acqua è arrivata qui sulla Maremonti, noi siamo tutti in sicurezza. Sì? Ehi, io sono all'ingresso del paese. Vabbè, ti raggiungo a piedi, dai, un minuto. Va bene. Ok, a fra poco. Ah, in effetti la zona traffico limitato comincia qua. Sì. Quindi, qua potevamo prendere panini e toast. Se è aperto, sì. È quello più economico, perché dopo diventa abbastanza caro. Sì, ma tanto uno stracotto ci sta meglio del panino. Ancora fare Easy Park, me l'avevi spiegato una volta, ma devo ancora farlo. È comodo però, così mi dicono. Sì, sì. Però in alcune cose funziona bene, in altre cose giù a Siracusa era comodo perché ti permetteva di pagare anche la sosta parziale. Adesso no, comunque devi pagare un'ora di sosta. Sti c***i. Tanto vale che gratto e parcheggio. Sì, esatto. Esatto, qua, qua c'è il buco. E allora facciamolo. La famosa salita digestiva. C'è profumo di funghi. Sì, con questo tempo. Lo sento nell'aria, stamattina non sono andato, però stasera riesco con la fila. Ma sai che non ci si arriva da qua? È dall'altra parte, infatti. Sì. Che porcata, comunque è lì. Qua sotto si arriva, che cos'è, una casa privata? Sono andato in un'altra casa per levare dell'acqua. Hanno buttato giù un fantastico tavolino, come puoi denotare. Col cavolo! Intanto siamo a Mantova e sono ben stupito dal microfono di questa telecamera, quindi non urlo perché si sentirà abbastanza bene, se non si sente bene ci metto la musica. Si sente il rumore di lavori in sottofondo? È abbastanza direzionale il microfono, dovrebbe sentirsi abbastanza bene noi e abbastanza male il rumore, ma nel caso, come ripeto, si vedrà, io che parlo sotto musica. Molto bene. Vabbè, detto questo, piano piano ci avviamo verso la via del ritorno.
Ciao a tutti, sono Grizzly, oggi è domenica 21 novembre 2021 e in questo momento sono nella stanza di un bed and breakfast a Frosinone, alle porte di Frosinone. È stata una settimana di inferno, veramente. E sono le 7 del mattino, fuori, non so se lo riuscite a vedere, c'è un parecchia foschia barra nebbia, anche perché è ancora presto. Ho dormito qui e sto per ripartire per continuare il mio viaggio in auto che mi riporterà fino a Siracusa. È stata una settimana pazzesca, perché io in questa settimana sono partito il 13 novembre, sabato 13 novembre sono partito da Siracusa, sono venuto di nuovo qua in questa struttura, tra l'altro proprio in questa camera, e sono venuto qua a Frosinone, ho dormito qua, poi ho continuato il viaggio, sono andato a Trento. A Trento, dove in un paesino in provincia di Trento avevo una piccola casetta dove venivamo ogni tanto in estate, che abbiamo completamente smontato, abbiamo preso tutti i mobili, tutto quanto, e fatto un pazzesco trasloco in 2 giorni. Mi sono spostato in un'altra casetta che ho, perché ho venduto quella in cui ero e ne ho acquistato un'altra, e ho fatto questo trasloco pazzesco in 2 giorni. Sono spostato da un paese che si chiama Cadine a un altro paese che si chiama Vezzano, che è poco oltre, saranno 5-6 km più avanti di Cadine, e Cadine è già 5-6 km da Trento, quindi siamo abbastanza prossimi al comune di Trento, vicino alle montagne, ed è un posto legato un po' al passato della mia famiglia, che è originaria del Trentino, e un po' al fatto che io da piccolo sono cresciuto andando su per le montagne, passando le estati ed alcuni inverni sulle montagne, e un po' per ricordi familiari, ricordi di infanzia, eccetera, e un po' perché così abbiamo anche un punto d'appoggio per quelle volte che succede qualche manifestazione, qualcosa al nord Italia. Mi era già capitato in passato, per esempio, per lo SMAU e per altre cose di Milano, di venire, anziché andare a Milano e prendere un albergo lì, venire qui a Trento, perché fondamentalmente il biglietto di andata e ritorno in treno Trento-Milano mi costava molto meno che andare a prendere un albergo a Milano, quindi una volta che sei qua ti muovi abbastanza velocemente. È stato un delirio, sono ancora stanchissimo, ho dormito comunque molto bene e adesso vado a fare colazione fra poco e poi continuerò il mio viaggio. È stato un delirio in cui sono stato anche aiutato dal grandissimo Ale del canale di Ale, che mi ha fatto questa cortesia di darmi veramente una mano di aiuto a smontare i mobili, a trasportare la roba, poi ci ha aiutato anche il tizio dell'alberghetto che mi ha ospitato, perché non potevo utilizzare la casa, e inoltre nella nuova casa bisogna ancora traslocare le utenze, manca la luce, quindi sono dovuto andare anche in albergo su Trento, e mamma mia! Ripeto, è stato un delirio, però finalmente ho finito, le cose adesso si stanno tranquillizzando, adesso le cose funzionano un po' meglio, e quindi niente, volevo raccontarvi questa piccola parentesi. Ho girato pochissima roba, sono stato in questi giorni anche molto poco attivo sui social. Ho l'abitudine di non raccontare sui social quando mi allontano da casa, per ovvi motivi di sicurezza. Ho voluto rompere gli indugi soltanto ieri sera, quando sono andato in pizzeria a Ferentino a prendermi una pizza ciociara molto particolare, che l'ultima volta l'avevo assaggiata nel 2018. Allora ho voluto rompere gli indugi, ho pubblicato la foto della pizza su Twitter geolocalizzata con il nome della pizzeria di Ferentino, questo ci poteva anche stare. Va bene, si conclude questo piccolo vlog personale in cui ho voluto raccontarvi questo viaggio pazzesco on the road e questa situazione pazzesca. Penso che aggiungerò parte delle immagini che ho girato della casa nuova, vediamo un pochettino se ci sarà un edit o meno. Detto questo, io sono Grizzly, vi ringrazio per avermi ascoltato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!